Ciao, benvenuto in questo nuovo video dove ti faccio vedere come utilizzo io i wah nella mia pedaliera. Nello scorso video, se l'hai visto, quello dove paragonavo i due wah, li facevo vedere così come funzionavano. Per il mio segnale che ho deciso di inserire in pedaliera, ho fatto una cosa leggermente diversa, nel senso che uso sempre un wah, però vado a sdoppiare il segnale. Qua infatti vedrai un pedale, questo qua della Morley, che mi va a prendere il segnale del basso e me lo può sdoppiare. Quindi io posso scegliere se utilizzare un canale oppure l'altro, oppure tutti e due insieme. Quando vado a prendere il canale B, io suono. Ho il suono del mio basso pulito e questo va direttamente nel mixer, perché a me piace comunque avere sempre il suono di basso bello bello presente. Il canale A invece, se vado a selezionare il canale A, mi entra in un loop dove, cioè mi entra, scusami, nel wah e poi nella pedaliera che ho al di fianco, che serve per principalmente. È una pedaliera per la voce, mi gestisce anche il segnale, sarebbe per chitarra acustica. Io entro con un basso, ci metto un delay e poi all'occorrenza quindi anche il wah. Quindi se senti. Oppure anche col wah. Enfatizzato sulle frequenze medio-alte, perché appunto io non lo devo usare da solo questo segnale, ma lo vado a mixare con il segnale B. Quindi io ho il B quando vado a fare gli accompagnamenti. Inserisco anche l'A e due suoni si vanno a miscelare uno con l'altro, quindi io avrò sempre la ciccia del mio basso sotto. Però sopra ho anche un delay e wah all'occorrenza. Mi servono per le parti solistiche in cui però non voglio perdere il mio suono di basso sotto. Ritorno col mio basso normale. Quindi dove ho da fare accompagnamento lo faccio col suono normale. Dove devo andare a fare delle frasi un po' più solistiche, allora vado a inserire il canale B in maniera da avere questi due suoni possibili. Questo è quello che utilizzo io con il mio duo, quindi saluto Ferruccio Fusetti se ci guarda, in cui suoniamo appunto basso fretless, chitarra e voce, riarrangiamo brani dei Queen soltanto per duo. E questa situazione mi è molto utile avere questa configurazione. Grazie per aver visto il video fino alla fine e ci vediamo in un prossimo video. Ciao, a presto, Carlo.